Oggi vorrei condividere con voi una riflessione frutto del mio lavoro clinico con le famiglie e le coppie in crisi, perché troppo spesso si confonde il timore o la paura di rimanere soli o dell'altro per una forma di amore che ci tiene indissolubilmente legati alla situazione o alla persona. Mentre ogni qualvolta, nel pieno rispetto di noi stessi, sentiamo di non poter essere liberi di manifestarci, allora questo deve farci riflettere sul fatto che c'è qualcosa che non sta funzionando come dovrebbe, perché l'amore non può essere confuso con il timore. Buona giornata.